Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Continuano i disagi creati dal traffico che ormai sempre più frequentemente paralizza il ponte Punta Penna. I lavori in corso all'altezza dell'uscita di Taranto Centro, infatti, stanno creando lunghe file e parecchi fastidi per chi si reca per lavoro nel capoluogo ionico. Una situazione insostenibile se pensiamo che gli accessi alla città sono due e che l'altro è il ponte di pietra, un altro imbuto nel quale è facile dar luogo a code e ingorghi. Occorrerebbe ripensare al piano di mobilità tarantino proprio in virtù della morfologia cittadina che non permette la paralisi di una delle sue due entrate. Palla al comune dunque, sperando che la macchina amministrativa non proceda a passo d'uomo. Coronavirus. Il bollettino del 13 settembre segnala in Italia 23161 nuovi casi e 93 decessi. Il tasso di positività aumenta rispetto al giorno precedente e si attesta sul 12,6%. In calo invece l'occupazione ospedaliera. Scende infatti a 163 il numero di persone ricoverate in terapia intensiva e a 3868 quello dei degenti in area non critica. In Puglia il bollettino regionale segnala 1173 casi e 33 decessi nelle ultime 24 ore nel Tarantino attestati invece 146 contagi al momento nella regione sono 10.767 le persone positive al covid di cui 149 ricoverate in area non critica e 9 in terapia intensiva Si è tenuta stamattina nella sede della CGL di Taranto una conferenza stampa in cui sono state illustrate le difficoltà e le precarietà in cui sono costretti a operare 13 lavoratori coinvolti nel servizio di ascolto famiglia e assistenza domiciliare educativa dell'ambito territoriale di zona di Massafra. Mancati i pagamenti, utenze tagliate e condizioni insalubri, la FP CGL ha chiesto l'intervento del prefetto Demetrio Martino. Stiamo curando l'avvertenza delle lavoratrici del CAFA dei Pippi, eh, ma in realtà purtroppo ci siamo resi conto strada a strada che anche il segretariato sociale, anche la DISAD stanno vivendo momenti di sofferenza per il mancato salario e eh, le pregresse e retribuzioni delle associate al consorzio. Abbiamo proclamato lo stato d'agitazione di tutti i servizi e eh, abbiamo chiesto chiaramente al prefetto un tavolo di confronto perché c'è stato il silenzio assoluto sia da parte del datore di lavoro, sia da parte dell'ambito territoriale. Che uh, ha inviato nei giorni scorsi una nota con la quale ci notiziava insomma, del, dello stato dell'arte, però noi gradiremmo comprendere seduti ad un tavolo quali sono e quali saranno le determinazioni che una pubblica amministrazione deve prendere rispetto a tutte le vicende trascorse. Da ultimo abbiamo parlato insomma, di questa nostra preoccupazione circa l'interdittiva che eh, si è abbattuta su questa società cooperativa, su questo consorzio e quindi vorremmo dei chiarimenti rispetto a questo. Abbiamo avuto fortunatamente celermente il Signor Prefetto, ha convocato per giorno 16 alle 12. Uh, abbiamo avviato la proclamazione dello stato di agitazione, che nella sua natura normativa prova a dirimere la vicenda. Diversamente, se non ci saranno le condizioni, noi sospenderemo i servizi e andremo allo sciopero. Questa società al momento uh, è limitata giuridicamente, è limitata giuridicamente nel contrarre con la pubblica amministrazione, soprattutto. Quindi, la nostra grossa preoccupazione è, uh, risiede nel fatto che. Uh, in genere interdittiva antimafia sono sempre un preludio a un fallimento delle, delle cooperative o delle società, perché quando non ce la fanno uscire iniziano a perdere i vari appalti, poi credo che il consorzio lavori principalmente con la pubblica amministrazione, questo consorzio quindi vuol dire che cade in una situazione di insolvenza. Quindi noi in qualche modo ora metteremo in campo tutte le azioni, affiancandole naturalmente a quelle già intraprese dal sindacato, tutte le azioni legali. Per far sì che le lavoratrici possano recuperare i loro crediti dall'amministrazione comunale di Massafra, sostanzialmente. Secondo turno della Supercoppa di serie B Old Wild West per il Cus Ionico Basket Taranto, che nella serata di mercoledì 14 settembre affronterà tra le mura amiche del Toursport il Geco PSA Partenope Sant'Antimo. Una squadra quell'avversaria che il coach del Ionico Davide Olive ha definito di grande spessore, con un roster importante e un allenatore proveniente dalla serie A2. Dalla sua parte Coach Olive potrà contare su Capitan Conte e compagni, nella speranza di recuperare. Gli acciaccati Piccoli e Bruno, ma anche con la consapevolezza di poter contare su under di valore, come hanno mostrato Sampieri, Dagnano e Graziano nel successo riportato contro il corato sabato scorso. Palla 2 alle ore 20.30 al Toursport con ingresso gratuito e in diretta streaming sui canali social Facebook e YouTube di Cosmopolis Media. Questa era l'ultima notizia, dalla redazione di Cosmopolis Media. È tutto, al prossimo notiziario!